Ma
imposta municipale propria IMU. In questo caso, come sapete, abbiamo confermato le aliquote e le detrazioni per l'anno 2019 identiche. Quindi, in particolare, riassumiamo le aliquote così deliberate per l'anno 18 come segue. Per l'anno 2019 aliquota di base di quell'articolo 13,6 del decreto legislativo 201/2011, 7,6 per 1000 da applicarsi agli immobili di categoria A10, BC e alle aree edificabili. Aliquota prevista per l'abitazione principale, categoria A1, A8, A9 relative pertinenti di quell'articolo 13 del decreto legislativo 201/2011, il 4 per 1000. L'aliquota per le seconde abitazioni, 7,6 per 1000. L'aliquota per i fabbricati strumentali appartenenti alla categoria catastale B, con esclusione del D10, 7,6 per 1000. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019. Si trasmette la delibera esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre, esclusivamente in via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale preposto. Avete delle osservazioni? Consiglieri vostri, consiglieri favorevoli? Unanimità. L'argomento numero 7 all'ordine del giorno riguarda l'addizionale comunale IRPEF. Anche in questo caso si ha la conferma della riporta da applicare per l'anno 2019 nella misura dello 0,4%. Si conferma la soglia di esenzione ai redditi imponibili inferiori ai 7.500 euro come previsto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'IRPEF, di far rinvio per quanto concerne la disciplina della tendenza addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 98 numero 360, di provvedere all'invio della presente deliberazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento delle Finanze entro il termine disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo del 97 numero 446. E variate l'anno scorso? No, abbiamo confermato. L'ho detto all'inizio, forse un po' velocemente, però abbiamo confermato. Mettiamo i voti, consiglieri favorevoli. L'argomento uscito al numero 8 dell'ordine del giorno riguarda la determinazione delle aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi di visibilità. Anche in questo caso ci confermano le aliquote per l'anno 2019. Allora, in particolare. Di determinare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione sui servizi indivisibili per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione però per le esclusioni disposte dall'articolo 1, legge 28. Quindi queste sarebbero, allora,
l'articolo 1. 297 solamente recita che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi e di loro competenza entro la data fissata da norme statali. L'articolo 151,1 modificato dal decreto legislativo 126/2014, in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio di programmazione. Però con l'articolo 1 non viene citato. Allora, vi leggo direttamente le esibizioni che sono state fatte. Quindi abbiamo per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità finanziaria per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7 l'aliquota dell'1 per 1000, mentre invece per i fabbricati rurali ad uso abitativo lo 0,8 per 1000, gli altri fabbricati l'aliquota pari all'1 per 1000, le aree edificabili 0 per 1000, fabbricati rurali strumentali 0 per 1000, abitazioni dichiarate inagibili, inabitabili o adibite a civile abitazione prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, acqua, energia elettrica, lo 0 per 1000. Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: l'acconto del 50% al 17 giugno del 2019 e il saldo al 16 dicembre 2019. Quindi si conferma esattamente conto del 2018. Ok, mettiamo, se ci sono osservazioni. Allora mettiamo la pressione. Consiglieri favorevoli. Nel punto numero 9 dell'ordine del giorno riguarda l'approvazione del piano finanziario e tariffe della TARI. Rimonti servizio di chiudiamo 2019. Allora, andiamo alla regola 8. Dunque, il piano finanziario presenta i seguenti costi totali: somma di costi fissi più costi variabili e ammonta a 457.128,01, di cui costi fissi 307.839,86, costi variabili 149.288,15. Questa ripartizione tra parte fissa e parte variabile è definita facendo un'ulteriore distinzione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dove si evincono le seguenti somme. Allora, costi fissi per utenze domestiche 246.887, costi variabili per utenze domestiche 119.729,10. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, abbiamo 60.952,29 per quanto riguarda i costi fissi e 29.559,05 per quanto riguarda i costi variabili. La ripartizione dei costi è stata considerata tenendo conto dell'equivalenza tariffa rifiuti, tassa rifiuti uguale costi del servizio. Quindi per ottenere tale cifra, tale somma, si è fatta questa equivalenza. Ok, quindi costo del servizio, tassa rifiuti. Ok, quindi anche la decisione di modificare appunto la raccolta ha subito una variazione proprio perché appunto si è deciso di non incrementare le tasse, soprattutto nelle campagne, vista la situazione di grave crisi che hanno dovuto sostenere nell'ultimo periodo. Gli allevatori in particolare, che comunque sia la maggior parte degli utenti delle campagne sono gli allevatori, comunque chi. Quindi questo è quanto. Ci sono osservazioni? Allora, vediamo i voti, consiglieri favorevoli. Allora, il punto è scritto al numero
10 dell'ordine del giorno riguarda l'approvazione del programma triennale 2019-2021 elenco lavori pubblici anno 2019, programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020. Allora, quest'anno diciamo che sostanzialmente il piano triennale delle opere pubbliche non ha subito delle variazioni, in quanto abbiamo confermato gli stessi importi dell'anno precedente, non sono state inserite le altre opere con importi inferiori ai 100.000 euro, in quanto non obbligatorio e non necessario per la stesura del piano triennale delle opere pubbliche. Invece c'è una, comunque sia, il totale delle risorse da impegnare al primo anno ammonta a 1.882.000 euro, mentre al secondo anno ammonta a 1.666.168,3 importo e al terzo anno 770.000 euro, per un totale di 4.318.168,38. Per quanto riguarda l'elenco degli immobili disponibili, non abbiamo nessun immobile disponibile, mentre servirebbe la lente di ingrandimento, però diciamo che ci ricordiamo, abbiamo inserito tra le opere l'ampliamento del cimitero con la realizzazione dei loculi cimiteriali, prevedendo al secondo anno 200.000 euro e al terzo anno 770.000 euro, in totale 970.000. Poi abbiamo i due finanziamenti che riguardano la sistemazione idraulica e la protezione dell'abitato del Rio Cicerri. Che ammontano 900.000 euro ciascuno e sono in fase di, uno è in fase di gara, quindi al momento stiamo procedendo con il primo da 900.000 euro, il primo lotto. Poi abbiamo inserito appunto, perché è stato chiesto un ulteriore finanziamento per la realizzazione dell'ecocentro che affideremo in prossimi giorni. Quindi previsto il Corpo dell'Armonità ereditato, diciamo, in precedenza 82.000 euro più un altro importo di 348.168. Quindi sommando i vari interventi l'importo è di 4.318.168,38. La novità del piano triennale delle opere pubbliche è che da quest'anno è obbligatorio inserire anche l'elenco il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, che comprende due voci, una riguardante il servizio associato di ludoteca per un importo al primo anno di 230.000 euro e uguale al secondo anno per un totale complessivo di 460.000 euro e inoltre un altro che riguarda il settore tecnico e riguarda il bando di scuola per quanto riguarda l'acquisizione degli arredi, ed è previsto appunto al primo anno la spedita di 170.000 euro. Quindi questo è già... Avete osservazioni? Bene, quindi mettiamo ai voti l'approvazione del programma triennale 2019-2021 elenco dei lavori pubblici anno 2019 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020. Consiglieri favorevoli? Immediata esecutività, consiglieri favorevoli? Gli stessi. Allora, l'argomento numero 11 all'ordine del giorno riguarda invece l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP, che è il documento unico di programmazione 2019-2020-2021. Allora, per quanto riguarda il documento unico di programmazione, abbiamo
si rimanda per quanto riguarda la programmazione del personale alla delibera di giunta comunale del 7 dicembre 2018, per quanto riguarda quella degli acquisti dei beni e servizi alla delibera di giunta del 7 febbraio 2019. Mentre per quanto riguarda i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, non ancora conclusi, abbiamo attualmente in corso il progetto scuola sul piano straordinario di edilizia scolastica per gli istituti di infanzia, primaria e secondaria, i programmi di riordino urbano come la legge regionale 23 aprile 2015, all'articolo 40, il programma di sviluppo rurale 2014-2020 sotto misura 4.3, tipo di intervento 4.3.1, miglioramento delle infrastrutture rurali destinato allo sviluppo del settore agroforestale, il programma di sviluppo rurale 2014-2020 sotto misura 4.3, tipo di intervento 4.3.2 che riguarda l'efficientamento delle reti di risparmio idrico, i cantieri comunali sia l'Avoraz che i cantieri verdi. Inoltre, in relazione ad alcuni di questi appena citati, l'amministrazione intende portare a termine appunto i lavori riguardanti l'edilizia scolastica con il finanziamento del terzo lotto e avviare i cantieri attualmente in fase preliminare. Abbiamo aggiudicato appunto i cantieri verdi e si è proceduto alla selezione da parte dell'ASPAL proprio in questi giorni, c'è pervenuta la graduatoria provvisoria. E inoltre per quanto riguarda invece gli altri cantieri si sta provvedendo all'affidamento del cantiere, mentre invece siamo in attesa del finanziamento a seguito del progetto preliminare presentato per la valorizzazione dell'ex genio militare. Quindi questa è per quanto riguarda gli obiettivi di spesa dell'amministrazione, per quanto riguarda gli investimenti in corso di esecuzione non ancora conclusi. Per quanto riguarda le missioni, abbiamo quelle che riguardano la polizia, l'ordine pubblico e la sicurezza, che l'obiettivo dell'amministrazione appunto è quella di migliorare la viabilità e la regolazione del traffico e tutti quegli interventi diciamo che riguardano l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana anche in collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Poi abbiamo la missione che riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni delle attività culturali, non le leggo tutte, ve ne leggo alcune perché la parte che l'avete già visto, però giusto per dare qualche indicazione ai cittadini è doveroso. Per quanto riguarda la tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali, raccordandoci con gli altri settori dell'amministrazione, si è appunto l'obiettivo è quello di attraverso manifestazioni culturali, promozione turistica e attività culturali in generale come la biblioteca, si vuole concorrere alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico, artistico, sia in senso culturale che turistico. Quindi si sta lavorando per la riorganizzazione della gestione del patrimonio culturale. E inoltre, oltre agli edifici, si realizzerà un riesame degli spazi urbani destinati alla cultura, alla programmazione e interventi di valorizzazione. La biblioteca sarà un servizio culturale di base finalizzato a garantire il servizio di pubblica lettura e il libero accesso alla cultura e all'informazione a tutti gli utenti di ogni fascia di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. La motivazione di queste scelte è appunto quella di finalizzata a conseguire la realizzazione della gestione del patrimonio culturale esistente e la promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale, la promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica. Per quanto riguarda invece le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero, si ha l'intento di valorizzare la funzione sociale ed educativa dello sport attraverso le associazioni sportive e il loro sostegno, con particolare riferimento alla realtà del paese, cioè soprattutto in funzione della prevenzione del disagio giovanile nell'educazione all'impegno, alla condivisione e al rispetto delle regole.
Quindi verrà confermato il sostegno e la collaborazione dell'amministrazione con le associazioni sportive e dilettantistiche. Si cureranno la realizzazione di manifestazioni sportive di particolare interesse per la comunità locale, non tralasciando la collaborazione, anzi rafforzando la collaborazione con le scuole, esercitando quest'ultimo un importante ruolo di educazione in tutti i campi, ma soprattutto anche in quello dello sport. Miglioramento degli impianti sportivi per la socialità, come luoghi dove praticare lo sport, e la loro riqualificazione. Per quanto riguarda invece il turismo, si sta appunto pensando il turismo come una risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo economico del paese, nell'ambito della valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, culturale e in chiave turistica, per un incremento dell'attrattività e vendibilità complessiva delle nostre risorse e dei molti punti di forza della nostra offerta, come per esempio il castello di Acquafredda. Ma non solo, l'amministrazione in sinergia con l'ente parco di cui fa parte il Comune di Sico sta portando avanti diversi progetti atti a valorizzare e pubblicizzare il parco del Mutuo Romano, in particolare per quanto riguarda la porzione che ricade nel territorio di Sico con la porta strategica del parco, si sta lavorando per il miglioramento della sentieristica e per agevolare la fruibilità del parco stesso. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. In questo caso rientrano tutte le attività inerenti all'ambiente, bonifica di siti inquinati, valorizzazione di siti naturalistici, e rientra altresì l'attività di tutela ambientale in senso estensivo con i programmi di contenimento energetico. Inoltre l'amministrazione affronterà piani di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche e programmerà interventi di recupero delle aree ora degradate al fine di garantire decoro e sicurezza alle stesse e al contesto che lo circondano. Dopo l'aggiornamento del piano di protezione civile del 2018 è in via di approvazione il nuovo piano di protezione civile che contribuisce davvero a uno strumento di pianificazione territoriale soprattutto durante le emergenze. In chiave di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico l'amministrazione ha avuto un contributo regionale per la pulizia e la manutenzione del rio Forus che verrà effettuata in autunno per una scelta dell'amministrazione. Inoltre si intende rendere operativo il piano di protezione civile prevedendo una serie di iniziative volte alla sua conoscenza e alla formazione del personale locale di protezione civile e della popolazione. In tale contesto l'amministrazione ha partecipato al contributo della Regione Sardegna, Direzione Generale della Protezione Civile e della pianificazione territoriale per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi piani di protezione civile, che è stato finanziato. Inoltre, alcune zone del territorio sono state interessate dagli eventi calamitosi dei mesi di agosto e di ottobre 2018 e in relazione a tali eventi la Giunta ha dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito dei danni causati da tali eventi. Successivamente a tale dichiarazione si è proceduto a presentare la segnalazione dei danni subiti con una prima stima degli stessi come la richiesta della Protezione Civile regionale. Tra gli obiettivi ancora che l'amministrazione intende raggiungere vi sono prevenzione del rischio incendi con sufficiente manutenzione e messa in sicurezza delle aree a rischio e valorizzazione del recupero ambientale. Abbiamo partecipato al bando regionale PSR misura 16 per la predisposizione del piano di gestione forestale alla gestione dei rifiuti dove appunto l'amministrazione è rivolta per ottenere un'efficace ed efficiente raccolta che porti a una percentuale sempre maggiore di differenziata a discapito dell'indifferenziata. Poi abbiamo ancora per quanto riguarda politiche sociali e famiglia, si sta cercando appunto di tener conto delle esigenze di tutte le generazioni, partendo dal presupposto che gli interventi di prevenzione, tutela e promozione dei diritti all'infanzia e all'adolescenza siano ad arrivare appunto ai diritti degli anziani e disabili che rientrano appunto a tutti gli effetti nei livelli essenziali delle prestazioni sociali erogate dall'ente locale. Tali interventi appunto non possono prescindere da azioni di sostegno alla genitorialità e ai compiti di cura e educazione delle famiglie, nella convinzione che le politiche educative rivolte a tutte le generazioni siano anche una responsabilità collettiva ed assumano quindi una forte valenza sociale. Ancora,
politiche per il lavoro. In questa missione appunto stiamo cercando di inserire, dovrebbero partire a breve, dei tirocini formativi volti alla formazione professionale necessaria per favorire l'inserimento giovanile nel mondo del lavoro, e inoltre intenzione anche attivare il progetto di servizio civile, cosa che è stata già, anche già, è già partito un progetto giusto di servizio civile, quando che abbiamo avuto un tirocinio con l'associazione PAN. E poi, ripeto, dovrà partire un tirocinio sotto l'Università di Cagliari a breve. Ancora abbiamo... Per quanto riguarda le politiche agricole, sono stati appunto concessi aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale di bovini della Blue Tongue, e inoltre si prevede appunto che gli aiuti siano erogati direttamente dal comune nel quale è censito l'allevamento, nel rispetto della regolarità del burgo. Inoltre l'amministrazione ha partecipato al bando della viabilità rurale e forestale con la sottometura 4.3, tipo di intervento 4.3.1 del PSR 2014-2020, è importante appunto sarà l'attuazione dei bandi legati al GAL. Inoltre si sta portando a compimento il regolamento delle terre civiche, che è uno strumento funzionale alla predisposizione del piano di valorizzazione delle terre civiche, e sono appunto in atto le trattative con gli enti che al di sopra, sovracomunali, che appunto dovranno darci indicazioni su come affrontare diverse tematiche legate all'utilizzo delle terre civiche. Quindi questo è un breve sunto, come mi sono dilungata. Avete delle osservazioni? Mettiamo i voti, allora l'approvazione della nota di aggiornamento al documento di programmazione 2019-2021. Consiglieri favorevoli? Sì. Votiamo per l'immediata esecutività. Consiglieri favorevoli? Allora, l'ultimo punto riguarda l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Allora, stiamo approvando un bilancio, sostanzialmente un bilancio tecnico, per il quale il revisore ha dato un parere positivo una volta analizzati tutti i documenti che abbiamo sinteticamente esposto sinora, che sono appunto il documento unico di programmazione, la nota di aggiornamento dello stesso, il programma triennale di lavori pubblici, la delibera di approvazione della programmazione triennale del pensione del personale, la delibera di giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni al rinnovo del codice della strada, la proposta di delibera del Consiglio di conferma variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali, il programma biennale delle forniture e servizi 2019-2020, i limiti massimi di spesa disposti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 78 del 2010, e da successive norme di finanza pubblica, l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e le relative sanzioni di quell'articolo 1,460 della legge 232 del 2016. Inoltre, gli sono stati messi a disposizione i documenti e i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità, il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, e in base appunto ai seguenti documenti il revisore ha stilato una relazione dove sostanzialmente ha accertato appunto che l'ente è in esercizio provvisorio, ha trasmesso entro il 30 novembre, aggiornato gli stanziamenti del 2018, e essendo in esercizio provvisorio l'ente ha trasmesso al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1 gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto. Quindi al 31/12/2017 il risultato di amministrazione totale ammonta a 151.377,59. La situazione di cassa dell'ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi ha i seguenti risultati: al 2016 disponibilità 0, come al 2017, al 2018 109.724,35. L'ente si è dotato appunto delle strutture contabili a determinare in ogni momento l'entità della gestione della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Allora, vi dico brevemente quali sono state le entrate, spese per titoli. Allora, abbiamo che per l'anno 2019, previsione di cassa, entrate per titoli, abbiamo per il 2019 fondo di cassa al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento 109.724,35. di cui entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa abbiamo 1.614.924,3, trasferimenti correnti 3.399.302,87, entrate extra tributarie 495.488,28, entrate in conto capitale 4.435.666,03, entrate da riduzione di attività finanziarie 0, accensione di prestiti 95.549,93, anticipazioni da istituto tesoriere e cassiere 4.111.399,60, entrate per conto terzi e partite di giro 9.243.899,01, per un totale generale delle entrate pari a 23.805.954,10. Per quanto riguarda invece le previsioni di cassa delle spese per titoli, abbiamo come spese correnti per l'anno 2019 5.252.265,88, spese in conto capitale 4.488.529,52, rimborso di prestiti 307.167,57, chiusura di anticipazioni tesoriere e cassiere 4.329.667,05, spese per conto terzi e partite di giro 9.153.828,75. Totale titoli di spesa 23.531.458,77, quindi più basso, quindi abbiamo un saldo di cassa pari a 274.495,33. Quindi questi stanziamenti di cassa sono determinati in prevalenza dalla sommatoria tra le previsioni di competenza e valore dei residui presunti al termine dell'esercizio 2018. L'organo di revisione dovranno appunto partecipare alle proposte di previsione utilizzatori di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità da quell'articolo 183,8 del DUEL. La differenza tra i residui più previsioni di competenza e previsioni di cassa, come segue nel prospetto, che è leggermente più dettagliato, però in sostanza riporta le stesse cifre che vi ho esposto. Sono assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162, la verifica della coerenza interna, la verifica del documento informativo illustrativo del DUP, gli strumenti obbligatori di programmazione di settore. Per quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici, gli importi inclusi nello schema relativo agli interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2019-2021 e ricorrono programmi compatibili con le previsioni di pagamenti del titolo secondo indicate nel bilancio e nel corredato fondo pluriennale vincolato.
è appunto verificata l'attendibilità e congruità delle previsioni per gli anni 2019-2021. Il comune, per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, abbiamo per l'esercizio 2019 120.000 euro e così pure per il 2020-2021. Per lo IUC il gettito stimato è quello di per l'esercizio 2018 assestato 738.429, in previsione per il 2019 poco meno 736.830,27, che rimane uguale per il 2020 e il 2021. Per quanto riguarda le altre, oltre all'addizionale IRPEF e la IUC, abbiamo tributi ICP, cioè l'imposta comunale sulla pubblicità, e la TOSAP per l'occupazione di spazi aree pubbliche. E per queste appunto è previsto per il 2019 13.000 euro, così come pure per gli altri due anni successivi, mentre assestato il 2018, per l'esercizio 2018 era pari a 9.112,97. Per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria, abbiamo alcune entrate. Per quanto riguarda ci sono alcune variazioni, in diminuzione per l'IMU al 2018 assestato abbiamo 7.000 euro e in previsione per i prossimi anni 4.000, mentre invece per quanto riguarda la TARI, da 214 il residuo del 2018 abbiamo assestato il 2018 7.000 e poi in previsione per gli altri anni 2019-2020-2021 2.500 euro. Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 644,15 per il triennio 2019-2021. Poi titoli entrate da titoli abitativi, permessi da costruire relative sanzioni, abbiamo per il 2019 per il triennio 50.000 euro all'anno, è previsto. Poi sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, previsto per il triennio per ogni anno 5.000 euro. Poi proventi dei beni dell'ente, abbiamo per il canone di locazione 49.000 per il triennio all'anno, fitti attivi e canoni patrimoniali 42.310,62. Non è compresa in questa in questo importo, non sono compresi i fitti per le terre. Poi abbiamo per quanto riguarda gli organismi partecipati, abbiamo due partecipate che sono appunto Avaloa, che ha una percentuale, sono due percentuali bassissime, sia Avaloa che Legas. Dunque, hanno Avaloa una. È una partecipata per lo 0,03246516 del capitale sociale, mentre invece l'Egas ha una percentuale dello 0,03246516, quindi queste sono le due partecipate. Poi per quanto riguarda l'indebitamento, diciamo che il comune ha un indice di indebitamento al di sotto dell'indice massimo, che è quello stabilito dall'articolo 204 del QL, che è come soglia il 10%, e attualmente siamo al 14,17% e va a diminuire nel corso dei prossimi anni. L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie. Inoltre il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. Quindi, fatta questa premessa,
diciamo che con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2019-2021. E quindi il parere dell'organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza del nome di legge e ha rilevato la coerenza interna, la congruità e la tenibilità contabile delle previsioni di bilancio e la coerenza esterna, in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare gli equilibri di finanza pubblica come disposti dalla legge di bilancio numero 145 del 2018. Pertanto ha espresso un parere favorevole. Non avete delle osservazioni? No, io l'unica osservazione la vorrei fare, non per quanto riguarda chiaramente il bilancio, ma per quanto riguarda un aspetto molto, molto importante, che per il secondo anno consecutivo l'opposizione non è presente in una seduta di consiglio così importante. Cioè oggi noi avevamo 6-7 punti all'ordine del giorno, dove in pratica avremmo voluto assolutamente la presenza dell'opposizione per una verifica anche di eventuali errori di valutazione su come impostare il futuro, no? Il prossimo anno, e addirittura abbiamo anche la fase triennale, e purtroppo non abbiamo un'opposizione presente, quindi cresce per me, sto male a sapere che già l'anno scorso questa cosa mi aveva fatto soffrire, perché non è giusto che l'opposizione non sia presente. E purtroppo questo è il secondo anno consecutivo, e quindi mi dispiace, ecco, non potermi confrontare e non poterci confrontare anche con i nostri compaesani che fanno parte appunto dell'opposizione. Grazie. Sì. Una giusta osservazione. Posso aggiungere una cosa? Perché forse inerente, sapere, da un assessore che erano anche le precedenti amministrazioni, sia come opposizione che come amministratori, se era una prassi che tutte le volte al sindaco venisse dato dell'ignorante del prassi. Se dovete rispondere, cosa che io ho dato? Io sono stata presente per 5 anni e non mi è mai capitato di sentire delle affermazioni simili nei confronti del sindaco. Grazie. Avete altre osservazioni? Sì, però avete altre osservazioni, no? Allora mettiamo i voti. Consiglieri favorevoli. L'immediata esecutività all'unanimità. Bene, la seduta è chiusa. Grazie. Grazie.